Ciao, sono Marco della Biblioteca di Concesio e oggi parliamo di Copenhagen, un gioco da 2 a 4 giocatori a partire dagli 8 anni, della durata più o meno di mezz'oretta. In Copenhagen ci troviamo al Porto Nuovo e siamo i proprietari di uno degli edifici che dovremo cercare di abbellire acquistando i pezzi e posizionandoli sulla nostra facciata ed essere i primi giocatori che con la nostra sirena ottengono 12 punti. In base al numero di giocatori si distribuiscono le carte di partenza. In questo caso il primo giocatore avrà 2 carte. Oltre alle 2 carte di partenza avrà anche una tessera bonus che potrà giocare come azione opzionale quando vorrà. Il turno di gioco quindi si articola in questo modo. Posso prendere 2 carte adiacenti dal porto a mia scelta, oppure giocando la mia tessera azione bonus posso anche sceglierle non adiacenti. Una volta giocata la tessera bonus dovrò girarla come tessera bonus utilizzata. Prendo quindi queste 2 carte in modo da averne 4 verdi. Vado a rimpiazzare le carte in modo che siano a disposizione per gli altri giocatori. Quindi al prossimo mio turno potrò andare ancora a prendere 2 carte adiacenti, sapendo che potrò sempre tenere in mano un massimo di 7 carte. Quindi se dovessi pescare un'ottava carta dovrò scartarne una. Se non voglio prendere dal porto, posso andare a comprare uno dei pezzi a disposizione. Ovviamente dovrò utilizzare le carte del colore corrispondente, sapendo che il costo per prendere i pezzi è pari al numero di caselle che trovo nei pezzi a disposizione. In questo caso gioco 4 carte verdi che metterò nella pila degli scarti per prendere un pezzo verde da 4. Come si posiziona questo pezzo? Si posiziona in modo che vada a poggiare sul lato inferiore più basso, quindi potrebbe essere in questo modo, oppure in questo, oppure anche in questo, a mia scelta. L'importante è che tocchi almeno un lato. Non potrò quindi, ad esempio, metterlo così in sospeso. Nel mio caso decido di posizionarlo in questo modo. Quando completo una riga oppure una colonna, otterrò dei punti. In questo caso, facendo la riga, ottengo un punto che vado a segnare sul tracciato. Se avessi invece, ad esempio, completato una riga con tutte le finestre nei miei spazi, otterrei il doppio dei punti, quindi 2 punti invece che uno. Ad esempio, la colonna, se fosse tutta finestrata, sarebbero 4 punti anziché 2. Se completo una riga con presente uno stemma, ottengo un'azione bonus tra quelle a scelta. Ad esempio, posso acquistare un pezzo di quelli a disposizione utilizzando una carta in meno. Posso utilizzare tutte le carte che ho in mano tramutandole in un colore a mia scelta. Posso prendere dal porto una carta in più. Posso decidere, dopo aver preso le carte dal porto, di costruire subito un pezzo della mia facciata. Oppure, quella che abbiamo già visto, è prendere dal porto carte non adiacenti. Oppure prendere una tesserina da uno spazio tra quella a disposizione e andrò a posizionarla sempre nello stesso modo, quindi nel lato inferiore libero. Quindi non è come il Tetris che bloccherei la tesserina qui, ma vado a posizionarla qua e quindi faccio un altro punto. Altra azione bonus è questa: se io posso collezionare più tessere bonus e usarle sempre come azione opzionale aggiuntiva alla mia presa dal porto o alla mia costruzione.
Ogni volta che utilizzo una tessera bonus la devo girare. Al massimo a turno posso usare un'azione bonus. Quando completo però e copro un altro stemma, posso anche scegliere come azione bonus di girare tutte le mie tessere già utilizzate e queste torneranno a disposizione nel mio turno successivo. Altra cosa, il costo di una tessera è diminuito di una carta se posiziono una tessera dello stesso colore con un almeno un lato adiacente, quindi in questo caso questa tessera costerebbe una carta verde al posto di due perché va a toccare un altro pezzo del colore verde. Andrò avanti a giocare fino a che un giocatore non arriva a 12 punti. Oppure, quando sarà terminato il mazzo e avrò tutti gli scarti, dovrò prendere 9 carte, prendere la carta sirena, mescolare, posizionarla in fondo al mazzo di pesca, riposizionarlo qui. Quando salterà fuori la sirena, la partita finirà istantaneamente. Questo era Copenaghen, buon divertimento! We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.